Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Come va? Come state? Spero che mi si veda bene dal video perché vedo dallo schermino che tipo sono un po' troppo illuminata qui dietro, però spero che per voi sia piacevole lo stesso. Oggi è sabato 24 aprile, ormai sta finendo anche questo mese e come vedete alle mie spalle sono nella mia cucina. Perché questa mattina mi sono alzata e per fare colazione mi sono resa conto che non avevo più nulla da mangiare, o meglio, non avevo più nulla che io potessi mangiare perché sapete che prendo la pastiglia per la tiroide e nel bugiardino c'è scritto che non si può assumere la soia e le uniche cose che avevo in casa erano biscotti che contengono la lectina o lecitina, non mi ricordo mai, di soia. E io non potrei mangiarla, o meglio, non posso. In realtà ho deciso comunque di mangiare lo stesso due o tre di questi biscotti e sperando insomma che non interferiscano con la pastiglia. Però per i prossimi giorni ho deciso di fare una bella torta. Questo impasto, tra l'altro, io lo uso per fare tante tipologie di torte. È una sorta di impasto base. Per esempio potete farci la torta di mele, la torta con le gocce di cioccolato, la torta con la marmellata, insomma potete sbizzarrirvi ed è uno dei miei impasti per le torte preferiti. Comunque, a parte questa cosa, volevo anche scusarmi per la mia acconciatura così un po' da tipo Pippi Calzelunghe. Ma dovete sapere che da circa una settimana sto iniziando a cercare di utilizzare delle tecniche, dei metodi per rovinare poco i miei capelli. Per esempio, li asciugo con l'aria medio calda e non caldissima come prima. Non uso più la piastra, che per me era una cosa fondamentale. Io la usavo sempre, sempre. Tiravo i capelli con la spazzola, quella che si tipo autoriscalda. Non mi ricordo, tipo in ceramica, qualcosa del genere, e poi ci passavo pure la piastra, e quindi sì, i capelli ovviamente tendono a rovinarsi. E da una settimana sto cercando di fare così, di non usare più la piastra, e mi faccio le treccine proprio stile Pippi Calzelunghe per avere un po' una piega. Però a parte quello, ovviamente, quando faccio le torte o cucino in generale, io odio, odio profondamente avere i capelli sciolti. Perché sono schizzinosa e ho il terrore che se li tengo sciolti mi cadano i capelli nel cibo. E io dovete sapere che se trovo un capello nel cibo, anche se magari è mio, non mangio più il piatto. Lo so che è brutto, però io sono proprio schizzinosa, mi viene proprio il vomito al pensiero di mangiare dove c'erano dei capelli dentro. Insomma, è proprio una mia fissa personale. Comunque, a parte questo, adesso recupero la ricetta perché ce l'ho sul telefono. Ve la leggo velocemente e magari vi metterò qui poi lo screenshot con tutti gli ingredienti. Allora, ci vogliono 3 uova, ma potete in realtà usarne anche 2. Io infatti se di solito non ho 3 uova, ne uso 2. 150 g di zucchero, oppure se volete stare un po' più leggeri, 120 g. 60 g di burro, 50 ml di latte, una bustina di lievito vaniglato, 3 etti di farina e se volete metterci le mele, ci mettete per esempio 2 mele. Io oggi in questo caso andrò a farla con la marmellata perché ho della marmellata da terminare e vi farò vedere ovviamente come la faccio. Però se volete al posto della marmellata, come dicevo prima, ci mettete le gocce di cioccolato, scaglie di cioccolato e vi assicuro che viene molto molto buona. Ho inclinato un po' la fotocamera così potete vedere meglio quello che faccio, anche se forse mi starò tagliando la testa. Comunque io utilizzo 3 uova perché ne ho 3 e le voglio usare tutte e nel mio caso andrò a mettere di zucchero 120 grammi. Questo perché siccome ci vado a fare una torta con la marmellata già di per sé è zuccherina, quindi preferisco stare un po' indietro di zucchero. Poi la prima cosa che dovete fare è mettere lo zucchero in una ciotola con tutte le uova e montare con delle fruste elettriche. Io ho questo della Moulinex, questo prodottino qui, con le fruste, ovviamente quelle per fare i dolci, che sono queste, non so se sta mettendo a fuoco. Dovete montare per 5 minuti. Questo ho notato che mi fa rendere la torta molto più soffice, proprio morbida e buonissima, quindi io faccio sempre così. Thank you.
ragazze, sono passati 5 minuti, ho montato i tuorli, gli albumi e lo zucchero e la consistenza è questa, molto invitante, sembra proprio tipo la crema mascarpone, anche se non c'è il mascarpone, ve lo avvicino. Dovete ottenere una consistenza così molto spumosa, cremosa e molto invitante da mangiare. Adesso quello che dobbiamo andare a fare è aggiungere il burro fuso che io non ho ancora sciolto, perché una volta mi è capitato che stavo facendo questa torta, ho lasciato il burro sul fuoco a fondersi e mi sono trovata il burro bruciato perché mi sono distratta, quindi lo andrò a fondere adesso. Unite il burro fuso, il latte e dopodiché andiamo ad aggiungere la farina e il lievito, comunque facciamo una cosa alla volta. Come burro vado ad utilizzare questo della marca Tre Valli, non so se lo potete trovare in tutta Italia, non so nemmeno se sta mettendo a fuoco, che è un burro con origine del latte Italia, in teoria è prodotto qui nella zona delle Marche, però forse dico una cavolata, comunque è un burro fatto con latte italiano e quindi io preferisco prendere questo. Anziché un burro con latte magari da provenienza estera. Sono andata a sciogliere il burro, adesso vado a pesare la farina. Nel mio caso andrò a fare un mix di farine, ne vedete tre di tipi diversi, in realtà qui dentro c'è la stessa farina che c'è all'interno di questo sacchetto, cioè la farina di tipo 00 della Molino Rossetto e poi che ne andrò a mettere in realtà 150 grammi, farò metà di una, metà dell'altra. E poi Molino Spadoni, farina di grani antichi italiani, perché secondo le linee guida della Fondazione Italiana Endometriosi, per le donne affette da endometriosi, in realtà non dovrei nemmeno mangiare lo zucchero, però la farina di grani antichi è indicata, anziché la farina classica, diciamo. Quindi io vado a fare un mix, prediligo di fare insomma un po' di una e un po' dell'altra. Aggiungere la mia bustina di lievito Pane Angeli, io uso sempre questo di solito, ok? Poi mescolo un pochino con le mani così, giusto per far mescolare il lievito e magari togliere quei pezzettini, quei grumetti di lievito che magari si è un po' ammassato. Prossimo step, il burro fuso. Adesso, prima di andare ad aggiungere la farina, con le fruste vado a lavorare un pochino di nuovo l'impasto. Giusto qualche minuto. Passiamo adesso alla fase finale della torta. Con il cucchiaio di prima e un passino, io ho questo che è molto piccolo, ma se ne avete uno di grande, meglio. Vi andate a mettere la farina e la andate a setacciare, perché se per caso c'è il lievito che ha un po' di grumetti, li andate poi a schiacciare così col dito e risolvete il problema, altrimenti rischia di venirvi la torta con dei grumi, che non è assolutamente piacevole. Io ne metto un po' alla volta, poi uso le fruste e poi vado avanti finché insomma non finisco di metterla tutta. Ragazze e ragazzi, che l'impasto è troppo asciutto, come nel mio caso, perché la farina assorbe del liquido diverso in base alla tipologia di farina, se non sbaglio, ora non sono una grande esperta. Ad aggiungere un goccettino di latte, io lo aggiungo proprio a caso, vi dico la verità. Nel mio caso quest'oggi ho deciso di fare con questo impasto delle mini tortine, si chiamano Bound Cake, qualcosa del genere. C'è questo impasto che ve lo feci vedere già quando ero nel vecchio appartamento.
Ora andrò a metterci del burro, poi ci metto un po' di farina per foderarlo, perché anche se è antiaderente poi faccio fatica a toglierlo. Poi vi faccio vedere, ma metterò l'impasto dentro e aggiungerò all'interno un po' di marmellata. Le ho composte in questo modo le mini cake. Ora non so se con il resto di impasto andrò a fare direttamente una torta, perché ovviamente quando fate queste ne fate 6 al colpo, perché io ne ho solo una di teglia, non ne ho più di una, e quindi adesso vedo se per ottimizzare i tempi fare una torta sempre con la marmellata. Sempre con questo procedimento, è molto facile. Voi mettete l'impasto, che sia su una teglia come questa o su una teglia normale, rotonda, di qualsiasi dimensione, ci buttate così la marmellata sopra, con il cucchiaio mescolate così un po' a zig zag, finché la marmellata, vedete, non si mescola un po' casualmente con l'impasto, e dopodiché quando verrà cotta verrà tipo un po' marmorizzata, troverete la marmellata un pochino in mezzo e viene davvero molto gustosa, molto saporita. Le tortille sono state infornate, mancano circa 2 minuti e 30 secondi alla loro fine cottura. Le ho cotte a 180 gradi per un quarto d'ora, però devo vedere se effettivamente è sufficiente un quarto d'ora. Tra l'altro ho fatto un casino perché ho messo troppo impasto, e quindi se avete anche voi questo stampo mettetene meno, e quindi la marmellata è tipo salita perché si sono gonfiate ovviamente lievitando ed è caduta sul fondo del forno, quindi sto facendo un disastro. Però vabbè, l'altra torta invece l'ho fatta normalissima. Eccola qui, quella che vedete è marmellata che io avevo precedentemente congelato, perché quando io compro un vasetto di marmellata grande, se non lo finisco tutto, che va consumato entro un tot di giorni, non lo butto via, ma semplicemente congelo la marmellata e poi la taglio a pezzetti e la uso per i dolci, e quindi l'ho fatta così un po' per praticità. E quando poi tireremo fuori le tortine le lasciamo raffreddare prima di toglierle dallo stampo. Nel frattempo sono andata a pulire anche un po' la cucina, adesso è abbastanza in ordine, anche se il piano cottura è tutto sporco, perché ieri sera abbiamo cotto la carne sulla griglia, sul fuoco, e quindi ci sono un po' di schizzi di grasso insomma sul piano cottura, e poi lo andrò a pulire. Tra l'altro volevo chiedervi anche una cosa: mentre stavo sistemando le cose in lavastoviglie mi è venuto un dubbio, ma voi le cose le lavate con l'acqua prima di metterle in lavastoviglie oppure no? Fatemelo sapere nei commenti, perché vi spiego, io non lo faccio mai. Adesso l'ho fatto perché c'erano veramente le teglie tanto sporche di impasto, perché nel libretto di istruzioni è scritto di non sciacquare mai nessuna cosa, ma di togliere semplicemente l'eccesso con le mani o con una forchetta, l'eccesso di cibo, perché se no si spreca più acqua ovviamente. E quindi io non lo faccio mai, le metto così come sono, faccio partire il programma e solitamente 99 su 100 vengono sempre pulite. Però non so se alla lunga questo possa andare a rovinare la lavastoviglie, quindi datemi un consiglio anche voi.
Nel frattempo è partito l'Echo Dot che mi ha ricordato di tirar fuori le tortine. Comunque fatemi sapere voi se fate così, se buttate la lavastoviglie completamente sporche o se le sciacquate. E adesso tiro fuori le tortine, inforno un'altra torta e ve le faccio vedere. La torta, questa grande, la cucinerò per 40 minuti. Come vedete lì sotto ho fatto un casino, c'è marmellata, ho cercato di toglierla però si è spiaccicata per terra, cioè per terra nel forno. Per fortuna questo forno ha la funzione di pirolisi, quindi ora cucinerò la torta perché purtroppo insomma devo cucinarla e poi attiverò per la prima volta la funzione pirolitica e lo vado a pulire. Queste invece sono le cake, le mini cake, che come vedete sono esplose, sono bruttissime viste così, sembrano crude però vi assicuro che sono cotte perché ho usato la tecnica dello stuzzicadente per verificarne la cottura. E sono anche sofficine, guardate, non vedo l'ora di mangiarle, però guardate la marmellata è uscita e quindi ha iniziato proprio a colare tipo stile vulcano, ecco, sembravano un vulcano in eruzione e mi hanno praticamente spiaccicato il forno, riempito il forno di marmellata. Eccole qui, allora che dite? Che dite? Dai, sono abbastanza carine, forse un po' bruttine sul fondo, però sono carucce e secondo me sono anche tanto tanto buone, infatti non vedo l'ora di assaggiarne una. Nel frattempo, mentre ho l'altra torta in forno che si sta cucinando, volevo farvi vedere anche una cosa, perché una ragazza di voi, ora non ricordo chi, mi aveva consigliato di acquistare una cassetta per gli attrezzi. E così ho fatto, sono andata ad acquistarne una e ho organizzato tutti gli attrezzi. Ora ve la voglio far vedere in maniera molto veloce perché sono un sacco contenta, infatti ho recuperato tantissimo spazio, ma soprattutto le cose adesso sono organizzate molto bene. Io l'ho comprata da Hobby e l'abbiamo pagata mi pare 13 euro. Adesso ve la faccio vedere perché è davvero tanto carina. Allora, è fatta così, le dimensioni ora non so se ci sono scritte, sì, 410x200x180 mm. È molto bella, a me piace un sacco, ovviamente sapete che io sono una maniaca dell'ordine quindi non poteva non piacermi. Qui ci sono tutti i divisori, basta aprire qua e abbiamo organizzato, o meglio questa l'ha organizzata, devo dirvi la verità, il mio ragazzo, ho lasciato fare a lui e però sono molto soddisfatta, si vede che ha imparato da me come voglio le cose messe in ordine. E qui vedete ci sono i vari scomparti, si chiude così. Qui sotto abbiamo un pulsante, si apre e abbiamo il primo livello che si toglie così, dove abbiamo messo le cose che usiamo di più come i cacciaviti, una pinza, qui ci sono dei bollini che usiamo per le porte e sotto c'è tutto il resto. Qua devo dirvi che volevo organizzarla un po' meglio perché ci sono anche altri contenitori con dei divisori tipo questi, che secondo me se ci stanno qua dentro vi rendono insomma il tutto più organizzato, però per il momento va bene così. Non so se vi ricordate che prima tutte le cose di ferramenta erano qui dentro, adesso praticamente ho tutti questi contenitori che sono vuoti e volevo andare in realtà a organizzare meglio questa zona perché così non mi piace assolutamente, è incasinatissima adesso, anche perché abbiamo tolto le cose e poi le abbiamo proprio ributtate qui. Alcuni li andrò ad eliminare, questo tipo lo darò a mia mamma, pure questo che magari lei lo può usare. Pure questo, perché in realtà dentro ci sono delle batterie che devo andare a buttare e questi non so, forse li darò a mia mamma. E la mia idea era quella di prendere un contenitore, qualcosa da Ikea, per magari con un coperchio per rendere tutto più in ordine, oppure un qualcosa con i divisori tipo quello che ho sulla postazione make up da mettere qua dentro, però ci devo un attimo pensare. Nel frattempo rimarrà così, però a giorni ci penso insomma e sistemeremo. Stavo leggendo le istruzioni per fare la pirolisi al forno, però nelle istruzioni è scritto che deve tipo comparire un segnale lampeggiante quando è arrivato il momento di attivare questa funzione per fare la pulizia del forno. In teoria è una funzione che porta il forno mi pare a 500 gradi, una roba assurda, e quindi onestamente ho un po' paura a farlo visto che su il mio forno non è ancora mai uscita questa cosa, quindi al limite proverò in qualche modo quando il forno sarà raffreddato
a pulire insomma quella marmellata che ormai si è carbonizzata sul fondo e vediamo se anche senza la pirolisi riesco a risolvere. Se qualcuno di voi ha un forno pirolitico e mi sa dare qualche informazione riguardo su quando fate voi la pirolisi, mi sarebbe molto utile, quindi se ce l'avete scrivetemi un commentino qui sotto che mi sareste di grande aiuto, perché è il primo forno pirolitico che io ho e quindi non ho la più pallida idea non di come funzioni, perché ci sono le istruzioni, però se posso farla, magari anche se questo segnale insomma non mi è ancora uscito. Adesso, ragazzi, ormai si è fatta ora di pranzo perché è mezzogiorno e 20 e oggi voglio andarmi a fare degli gnocchi con le zucchine, o meglio, con un sugo di zucchine. Penso farò tipo zucchine e panna, oppure mi ispira anche tipo zucchine e panna al salmone, che è un abbinamento un po' così, però secondo me potrebbe essere molto, molto buono. Quindi mi metto adesso all'opera per fare questo e niente, cosa volevo dirvi? Che gli gnocchetti che vado a fare sono davvero buonissimi. Non mi ricordo il brand perché adesso li ho congelati, li ho comprati al supermercato alla Conad, costano tipo 6 euro per 1 chilo di gnocchi, però ragazze sono la fine del mondo. Sono fatti da un pastificio che ha sede qui nelle Marche, quindi in realtà non so se li possiate trovare in tutta Italia, però sono veramente buonissimi. Cercateli magari alla Conad, sono veramente delle confezioni grandissime. Non sono i classici gnocchi tipo quelli di Giovanni Rana, ma è proprio un brand, un marchio di un pastificio locale, però non so se lo potete trovare in tutta Italia. Mentre Buddy abbaia e il pranzo sta cucinando, vi faccio vedere la torta. Questa si è bruciata un pochettino. Per fare questo effetto marmoreggiato con una forchetta ho fatto tipo un po' così per mescolare la marmellata, dopo tipo che era un quarto d'ora in forno. Nel frattempo qui sto cucinando le mie zucchine, ne ho utilizzata una per fare il sugo per gli gnocchi. Ragazze e ragazzi, io chiudo questo video qui, non so nemmeno quanto lungo sia venuto, ma insomma poco importa. Tra poco mangio gli gnocchi e ve li farò vedere, state tranquilli. Peccato che non riuscirò anche a farvi ad assaggiare il loro gusto prelibato. Alla fine credo che utilizzerò la panna al salmone perché mi ispira un sacco. Comunque, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, se vi ha tenuto compagnia, se vi ha rallegrato la vostra giornata e soprattutto se replicate la mia ricetta, scrivetemelo nei commenti. Io vi mando un super bacione e noi ci vediamo prestissimo con un altro video qui su YouTube. Ciao!